loss of my time. I never touched when you danced, you tease me all night. Noi chiudiamo questo incontro con un brano, un altro brano, ma questo brano ha un carattere in più perché è stato scritto da una cantante colombiana che ha scritto una canzone in spagnolo, logicamente, para la guerra nada, per la guerra niente. E lei non ha saputo mai che questa canzone cominciava a girare, girare, girare nel mondo e dove arrivava? Arrivava sicuramente in scuole, cori, cose, cose varie, e i bambini aggiungevano delle frasi. E allora è diventato una, qualcosa che gira continuamente, si va nutrendo con delle frasi. Noi non siamo riusciti a fare tanto, però sì, lo canteremo in spagnolo, però ci saranno due ragazzi bellissimi che si possono... Sì, non abbiamo preparato questo. Allora, vi lo leggo noi in italiano così si capisce di cosa si tratta. Allora, come fate? Uno per uno? Prima le prime due le fa lei e le ultime due io. Ma perché siamo organizzati? Che organizzazione, bravo! Pensa un po'. Che organizzazione, bravo! Per la guerra niente, per il vento un aquilone, una terra per un pennello, per dormire un'amaca, per lo spirito un dolce, per il silenzio una parola, per l'orecchio una conchiglia, un'altalena per l'infanzia, per l'orecchio una fisarmonica, per la guerra niente, per il sole un caleidoscopio, un poema per il mare, per il fuoco una chitarra e la tua voce per cantare, per l'estate biciclette e bolle di sapone, un abbraccio per il sorriso, per la vita una canzone, per la guerra niente. Per amare il nostro pianeta, aria pulita e cuore, acqua chiara per tutti, più verde e più colori, per la terra più semi, per te sono io qui, per il mondo eterne lune, contando questa canzone. Per la guerra niente, per mamma un grande abbraccio, per papà un cuore, per te un sorriso, per tutti la mia canzone, per il cielo un aquilone, per sempre un'amicizia, per il mondo una speranza, per continuare nella verità, per la guerra niente. Oh. Bene, mi raccomando, forte la voce perché io sto vicino, Para el viento una cometa, para el...
toccare il cuore e anche alcuni tasti particolari dei bambini, perché comunque tolto qualche volta in cui poverino si deve un po' inquietare, prende la maschera, lui riesce sempre col suo modo gentile, carino, a radunarli e a farli andare dove lui, qualche volta lui sta matirato e io ti ringrazio perché comunque il lavoro che fai, quello della coordinazione, è importante in tutto, per matematica, cioè in tante cose. Tu fai, la musica parla al cuore, ma poi ci sono alcune cose che parlano altre parti della mente e fanno regolare anche conoscenze, io sono diciamo, attraverso un'intelligenza diversa. Sono convinto, e quindi ci aiuta tantissimo in generale, a prescindere dalla musica. Grazie. E poi a creare il gruppo, quindi ballare insieme.